L'assessore Luigi Baldani e alcuni organizzatori hanno presentato questa mattina in comune il Gran Premio Autosburla. Domenica 27 settembre alle 17 in Piazza Roma si svolgerà il Gran Premio Formula Autosburla, una manifestazione organizzata dalla Proloco di Solarolo Rainerio, la Protezione Civile di Cremona, con il patrocinio dell'APT e del Comune. La novità 98 riguarda una serie di gare che si sono svolte nei paesi limitrofi. Il campionato ha avuto luogo da fine luglio a settembre. Gli organizzatori delle gare hanno unito le manifestazioni in un itinerario temporale unico, in modo da portare alla finale una prospettiva della realtà dei paesi del cremonese. Alla base del campionato è comunque il gioco e il divertimento per adulti e bambini. L'Autosburla nasce il 14 aprile del 1956 dall'intraprendenza di un gruppo di giovani cremonesi, ma ha parentele americane. È da alcune scatole di sapone d'oltreoceano che inizia l'evoluzione verso bolidi ben più veloci. Le squadre saranno 12 e il percorso toccherà i giardini di Piazza Roma e via Manzoni, per un totale di 350 metri. Vincerà chi avrà il maggior numero di punti. Il premio consisterà in un palio raffigurante la vittoria inginocchiata che supporterà un piatto molto grande. L'assessore Baldani ha sottolineato il fatto che l'Autosburla fa parte delle prime manifestazioni che apriranno l'autunno cremonese, manifestazioni che saranno numerose e che avranno termine con il periodo natalizio. Cremona in questo senso sta diventando sempre più un'isola felice. Appuntamento dunque il 27 settembre con l'Autosburla edizione 98.